Carissimi amici della Pagonotomia, buona domenica e come avevo scritto sul nostro gruppo Telegram, oggi diamo pace dopo 4 mesi per farvi capire quanto poi i saponi durano, perché io questo qua l'ho usato per praticamente 4 mesi utilizzando il Mirado o tutti i giorni o un giorno sì, un giorno no, quindi molto frequentemente, tranne la domenica che cambiavo sapone, comunque. Siamo arrivati alla fine, eccolo qua. Abbiamo ancora il necessario per una rasatura. Quindi diamo pace a questo Macho Man che devo dire mi ha dato molte soddisfazioni. Sapone, tra l'altro, che ho visto in questi giorni venduto a cifre molto basse, questa linea Vitos, che devo dire mi ha dato molto facile da usare, molto veloce. Chiaramente, voglio dire, stiamo parlando di un sapone italiano. Qualcuno può dire, ma ci sono saponi di più alta qualità, ma io ritengo che questo qua sia un sapone davvero performante. Anzi, una crema, perché è una crema. Allora, ho chiesto un po' di consigli su cosa abbinare, perché l'obiettivo era quello di dare pace al sapone. Allora, Rocco Contini mi ha consigliato pennello Chubby Sint 2. Ecco qua, allora io mi bagno il viso. Ma intanto questa è stata una scelta mia di spolverare per alcuni che me l'hanno chiesto. Uno dei primi rasoi di metallo acciaio ricavati dal pieno europei, il Pils, eccolo qua, nella sua versione lucida, quindi come si dice, polished. Eccolo qua, il martello di Thor. Questo qua è un rasoio particolarissimo perché è un rasoio che ha tutto il peso concentrato sulla testa e quindi necessita di una tecnica di rasatura un po' diversa. Feder, anche qua, consiglio di Rocco. Usiamo la Feder. Bisogna stare attenti perché questo Pils non è un rasoio molto. Può essere magari anche, come dire, incisivo. Quindi bisogna stare anche attenti con una Feder che la metta chiaramente. Che tutti conosciamo per la sua particolare efficacia a non fare troppi danni, anche perché, ripeto, la tecnica di rasatura è completamente diversa. Ecco che si appoggia la lametta sul coprilametta. Anzi, no, qua era sì, no, è giusto, sì. No, mi ricordavo male, si appoggia sul rasoio, ecco, vedete. Si appoggia sul rasoio con i due sporgenze che bloccano la lama e poi sì, col coprilametta si va a chiudere girando il manico. Eccolo qua. Era un po' che non lo usavo, eh. Eccolo qua. Vedete che l'esposizione, se non so se si vede, non è che sia proprio così, co così assente, anzi, chi lo definisce un rasoio, come dire. Dedicato, ma non lo so. Tanto lo sciacquiamo e sciacquiamo il viso. Ecco qua. Allora, sciacquiamo il viso e iniziamo. Facciamo che farò direttamente qua perché ripeto c'è solo una dose, una porzione con il pennello umido Chubby Sint 2. Eccolo qua. A immagazzinare il sapone nel pennello. Quindi diamo pace a questo Macho Man che non ne voleva sapere di finire, eh? Incredibile. Poi quando uno dice, non so, la scimmia, comprare saponi, in realtà durano tantissimo. Cioè, questo veramente per 4 mesi, non so, poi è vero che ho usato anche altri saponi, ma principalmente io l'obiettivo era finirlo. Quindi, ecco qua. Quindi facciamo che farò un montaggio in viso con questo Chubby Sint 2 che io apprezzo molto per le sue qualità, tranne che per la sua dimensione, che lo trovo un po' piccolo per me, però un po' d'acqua. Ecco qua. Vedete che facilità di montaggio. Setola eccezionale, Chubby Sint 2.
fosse più grosso sarebbe fantastico, sarebbe forse un po' d'acqua ancora. Un montaggio robusto. Ecco qua. Adesso sciacquiamo le mani e andiamo a... perché è importante sciacquare le mani e asciugarle bene con il Kiehl's, perché il grip non è eccezionale, scivola, tende a... visto che il peso è sulla testa, tende a scendere. Allora, feder, quindi attenzione, cambi la tecnica di rasatura, la lama si sente tutta, eh? Facciamo scivolare la testina e vedete che alla fine poi è arrivato a scendere, no? Sfruttiamo, proviamo a sfruttare la peso della testa di questo PIL, uno dei primi, ripeto, rasoi prodotti in Europa, ricavati dal pieno dell'acciaio. Questo rasoio ormai ha i suoi anni, ecco qua, il pelo è andato. Ecco qua. Sciacquiamo il viso. E andiamo in seconda saponata. Vedete che il Chubbies in due ha tenuto il sapone. Più che sufficiente anche per una terza eventuale passata, che però noi non faremo, o magari sì, perché no. Crema di sapone, quindi più facile da montare, ma ripeto, durata una vita, perché ne basta pochissima. Andiamo in obliquo.
punto delicato, vedi per la pena della testa che fuma scappare di mano al rasoio. Qui invece aiutano la scorrevolezza. Facciamo lavorare la testa e la feder, che l'anima. Tiriamo un po' la pelle nella zona delicata qua sotto. E poi andiamo di contropelo puro. Sciacquiamo l'olio. Ma sicuramente un pezzo unico nel suo genere, probabilmente, no? Avrò dato atto a questa azienda di aver in qualche modo creato un prodotto che si stacca dalla media, come ecco qua. Adesso facciamo un piccolo check. Rifiniamo. Magari facciamo un contropelo veloce, totale. Una saponatura leggera, vedete quanto sapone tiene nel ciabbi. Ok. Anche di sciacquarlo. E facciamo passate lunghe ben distese qua. Contropelo proprio tranquillo. Ecco qua. Direi che ci siamo. E la rasatura è completata. Piccola rifinitura qua sotto. Solito punto. Sfruttando la testa e buono. Mi sciacquo.
e mi pulisco tamponando. Non ho neanche fatto troppi schizzi oggi, così almeno per la gioia dei puristi della spennellata. Allora, tanto mettiamo un po' del nostro Tires Facial Toner Witch Hazel Original all'aloe vera. Ecco qua, questo nel caso in cui la radatura fosse stata eccessivamente, non è caso, non è questo il caso, comunque in ogni caso decongestiona la pelle. Mentre lo facciamo asciugare, facciamo due considerazioni su. Allora, innanzitutto, vabbè, sapone che vedete, abbiamo dato finito, abbiamo dato pace. E tra l'altro, regalo di Natale dell'anno scorso, quindi poi ne ho ancora altri due da finire. Questi qua. Allora, sì, io direi che è un sapone molto performante. Italiano, senza troppe pretese, anche economico, se vogliamo. Un sapone che secondo me si adatta a chi ha bisogno di una crema performante ma anche rapida da montare. Insomma, un buon compromesso. Niente da dire proprio. Devo dire che mi ha soddisfatto, infatti l'ho usato praticamente tutte le rasature private, perché voglio arrivare alla fine. Adesso ne inizierò un altro, ma voglio arrivare alla fine, no? Cioè, perché per avere saponi nuovi, per fuori quelli vecchi, questo è importantissimo. Vediamo un po' la combinazione tra le feather, che adesso non so dove sono, comunque, eccole qua, vabbè. E il pils. Allora, pils, innanzitutto lo andiamo a pulire. È un rasoio particolarissimo, nel senso che non funziona come gli altri rasoi di sicurezza. Guardate l'incavo per le dita in modo da non farsi male, che non scappi quando si toglie la lama. Eccola qua la lama. Anzi, è rimasta qua. E me la faccio cadere in mano, la prendo con attenzione per metterla nel cucinato della mente. Vedete come è fatto? È un rasoio sicuramente particolare, che necessita di una tecnica di rasatura un po' diversa da quella dei rasoi normali, normali tra virgolette, di sicurezza. Proprio perché la caratteristica è il peso che è completamente e smaccatamente, potrei dire, forse addirittura sbilanciato verso la testa. Quindi a pulire un po' bene, perché il sapone tende a annidarsi nelle vie di fuga, nelle due vie di fuga. È un due pezzi, quindi particolare anche quello, insomma. Non è aggressivo, ma non è neanche particolarmente soft, cioè è una via di mezzo verso, diciamo, il soft, come tendenza, però non è, non fatevi ingannare, non è un rasoio con cui poter, come dire, prendere confidenza con troppa facilità. Lo riponiamo nella sua posizione naturale. Eccolo qua, il martello di Thor, acciaio bello pesante, chiaramente un rasoio particolare che affascinante, che lo definisco così. Feder, vabbè, la metta che a me non entusiasma perché è troppo dura, troppo rigida, però effettivamente rade, cioè questo non c'è niente da dire. Cioè, se usata con un rasoio magari non troppo aggressivo, è anche abbastanza sicura, nel senso che non si evitano i tagli. E andiamo sul dopo barba. Allora, alla fine del sondaggio ha vinto il Baiolea, un piccolo sondaggio sulla chat, eccolo qua, Baiolea. Allora, io mi sono andato a vedere di cosa è fatto. Allora, la testa è un pienarico, quindi profumo di nicchia, questa aftershave di nicchia. Allora, la testa è citronella, ma non l'ho segnato perché è mandarino e tangherino, io non so cosa sia. Il cuore, pepe nero, lavanda, neroli e cardamomo. E la base, cedro, muschio, sandalo, ambra e patchouli. Eccolo qua. È definito un agrumato elegante.
non invernale, estivo in realtà è definita, però io lo trovo anche adatto, diciamo a questa stagione. Ecco qua. Lo metto un bel po'. Sicuramente spicca la nota agrumata, ma io sento il muschio e i legni che comunque vanno subito a equilibrare. Quindi un profumo chiaramente di nicchia, ripeto, Penalicus Baiolea, eccolo qua. Scelto da voi con la chat, con la di Telegram. Bene, e la rasatura è fatta, io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo prossimamente. E ovviamente grazie per tutte le iscrizioni che ricevo e tutte le visualizzazioni e buona barba a tutti.